Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un caso controverso. Non si tratta di un cold case, ma è un caso che viene risolto dopo molti anni dall'accaduto. Un uomo, Michael Peterson, e due donne legate a lui che sono venute a mancare esattamente nello stesso modo, ma a distanza di anni, quasi 20 per la precisione. Sarà davvero questo uomo, Michael Peterson, il colpevole della dipartita di queste due donne? Ebbene, per rispondere a questa domanda dobbiamo immergerci nel caso di Michael Peterson e quindi diamoci dentro. Partiamo da una data, è il 9 dicembre del 2001, sono le 2:41 del mattino e siamo a Durham, nel North Carolina. Un'operatrice del pronto intervento riceve una chiamata davvero molto coincitata. Michael Peterson, un uomo di 58 anni, chiede un'ambulanza perché a sua moglie, Kathleen Peterson, è accaduto un terribile incidente. È caduta dalle scale di casa sua. Alle 2:48 i paramedici arrivano al civico 1810 di Cedar Street, nella casa dove Michael Peterson vive con la sua famiglia allargata, composta da sua moglie Kathleen e dai figli di entrambi. Con l'ambulanza arriva anche Todd, uno dei figli che Michael aveva avuto con la sua prima moglie. I paramedici entrano in casa e sentono dei singhiozzi verso il retro della casa. Seguendoli trovano Michael Peterson ai piedi della scala mentre stringe tra le braccia il corpo di Kathleen ricoperto di sangue. E questo è il primo punto. C'è sangue, c'è troppo sangue, c'è sangue ovunque. C'è sul corpo di Kathleen, sulle pareti della casa, sulle scale. Ovviamente i paramedici cercano di rianimare Kathleen sotto lo sguardo preoccupato di Todd e Michael. A quel punto Michael ha un vero e proprio crollo, inizia a dire: oh mio Dio, la mia Kathleen, non c'è più! Balza verso le scale dove ancora c'è il corpo di sua moglie e rincomincia a stringerlo tra le braccia. Quindi la 48enne Kathleen Peterson viene ufficialmente dichiarata senza vita. Arrivano le tre e a casa Peterson si presenta anche il detective Hurt Holland, ossia il detective della polizia di Durham. Anche Hurt Holland rimane abbastanza scioccato dalla scena. La prima cosa che dice è: mio Dio, ma quanto sangue che c'è qui! Di sangue ce n'è davvero troppo, ce n'è sparso in troppi punti per essere stata una semplice caduta. C'è qualcosa d'altro. Per forza. Il detective Holland in quel momento ovviamente non può dire senza ombra di dubbio che quello non sia stato un incidente bensì un crimine. Però nutre dei forti sospetti. Ecco perché richiede un mandato di perquisizione. Durante quella notte il detective Holland prova a interrogare Michael Peterson e suo figlio Todd. Ma sono sotto shock. O almeno così sembra. Michael Peterson vagabonda in casa senza meta, afferra un oggetto, poi lo riappoggia subito dopo. Non è tranquillo, non riesce a stare fermo e non sembra neanche poi così tanto presente, in quanto fa apparentemente cose senza senso, mentre suo figlio Todd è impegnato a fare una chiamata una dietro l'altra, probabilmente per avvisare le persone della triste notizia. Il detective Holland però non si arrende, aspetta con pazienza e finalmente riesce a interrogare padre e figlio. Todd dalla sua versione dei fatti. Todd afferma che la sua matrigna era solita assumere Valium e bere molto spesso. Di conseguenza, anche secondo lui, Kathleen ha subito una caduta accidentale. È un diavolo di incidente. Gli inquirenti a questo punto devono cercare di capire quali erano le dinamiche di quella famiglia. Iniziano così a ricostruire il profilo di Kathleen e per farlo contattano sua sorella, ossia Candace Hunt. Candace racconta che in famiglia erano quattro, compresa Kathleen. E lei era la sorella minore. Kathleen era una donna davvero indipendente, forte, una gran lavoratrice. Era tenace e quando aveva un obiettivo da raggiungere, si concentrava solo su quello con tutte le forze e le risorse che aveva. Kathleen inoltre era molto organizzata, era una bravissima studentessa. Si era diplomata a pieni voti ed era così brava in matematica che si era iscritta alla Duke University. Kathleen era stata una delle prime donne a studiare ingegneria alla Duke. In questa università Kathleen aveva conosciuto uno studente di fisica di nome Fred Atwater. Si erano conosciuti, si piacevano, si erano messi insieme e alla fine si erano sposati. Kathleen desiderava un figlio, ma quel figlio tardava ad arrivare. Poi però, fortunatamente, tutto si era sistemato ed era arrivata Kat. Però purtroppo la felicità in quel momento non aveva scelto di baciare Kathleen, perché poco dopo la nascita di Kat aveva scoperto che suo marito la tradiva. E questo la donna non poteva proprio sopportarlo. Aveva quindi deciso di divorziare, nonostante quei giorni erano davvero difficili per lei, ha affrontato il tutto con una tenacia davvero invidiabile. Certo, aveva pianto e sofferto, come era giusto, ma dopo poco tempo si era resa conto che piangersi addosso non l'avrebbe assolutamente aiutata. In niente. Di conseguenza la donna si era rimboccata le maniche per riprendere in mano le redini della sua vita.
Aveva quindi iniziato a cercare un lavoro ed era stata assunta dalla Knotel, una multinazionale produttrice di hardware, software e servizi per telecomunicazioni. Kathleen lavorava nell'ufficio stampo e marketing come vicepresidente e nel frattempo si prendeva anche cura della figlia. Oramai era una vera e propria mamma in carriera. Nel 1986, nel quartiere in cui abita Kathleen, si trasferisce un uomo, uno scrittore neodivorziato di nome Michael Peterson. Michael era nato a Nashville, nel Tennessee, ma anche lui aveva frequentato la Duke University, laureandosi in scienze politiche. Si era poi arruolato nei Marine ed era stato nel Vietnam. Al suo ritorno aveva iniziato a scrivere romanzi sul mondo militare. L'uomo era certo di diventare famoso ed in effetti il libro di Michael Peterson sul Vietnam aveva davvero avuto grande successo, in quanto conteneva un mix tra cose birichine e violenza. Quello era finito tra i migliori libri del New York Times, cambiando ovviamente totalmente la vita all'uomo. Michael era diventato a tutti gli effetti uno scrittore, di conseguenza aveva iniziato a percepire un ottimo guadagno. Inoltre un quotidiano locale gli aveva dato da gestire una rubrica fissa. Così in breve tempo il suo nome era diventato famoso in città. In questo caso c'è un'evidenza lampante. Michael e Kathleen avevano molto in comune. Avevano frequentato entrambi la Duke University. Entrambi avevano fatto carriera ed erano degli intellettuali. Infatti i due si erano conosciuti, avevano iniziato a frequentarsi e ben presto si erano sposati formando una famiglia allargata di ben 5 figli. Kathleen ha una figlia avuta col suo primo marito, ossia Kat. Poi ci sono i due figli di Michael, Todd e Clayton. E poi ci sono le due ragazze di cui è tuttora legale, Martha e Margaret. Con i proventi del suo libro Michael aveva comprato una villa enorme. Pensate che misurava più di 900 metri quadrati. Quella era sicuramente la villa più curata e vasta della città. Insomma, Kathleen e Michael vivevano una vita da lusso, in mezzo ad amici importanti e feste incredibili. I due sposi apparivano a tutti quanti come una coppia straordinaria. Nella città di Durham, chiunque aspirasse a migliorare la qualità della propria vita sociale doveva conoscerli e passare del tempo con loro, in quanto i coniugi Peterson erano appassionati di arte, si interessavano di buona cucina e di vini, ed inoltre, grazie al mestiere di Michael, erano anche inseriti nell'ambiente letterario. In pratica era la coppia che tutti desideravano frequentare. Quella casa, quell'enorme casa, sembrava perfetta per far crescere i ragazzi e per avere una bella vita. La stessa casa in cui Kathleen, la moglie di Michael, ha perso la vita. Il tutto era estremamente strano in quanto era semplicemente stata trovata in fondo alle scale in un lago di sangue. Il suo sangue. Come era accaduto? Era stato un incidente? Qualcuno l'aveva spinta? E se qualcuno l'aveva spinta provocando la caduta? Perché? Qual era il movente? Ora però dobbiamo fare un ennesimo balzo in avanti. Perché mentre Michael e Todd sono interrogati da Detective Holland, arriva la scientifica sul posto, ovviamente con un mandato. Michael a quel punto chiede se dovrebbe chiamare un avvocato, ma si risponde da solo. E a quel punto suo figlio Todd chiama il fratello di Michael, che faceva l'avvocato a Las Vegas. Lo zio di Todd, ossia il fratello di Michael, dice chiaramente che li stanno palesemente trattando da sospettati. Di conseguenza consiglia ai due di non dire nient'altro agli investigatori. Nel frattempo, come già vi ho preannunciato, è entrata in campo la scientifica. Più precisamente quella sera a coadiuvare le indagini c'è Daniel George, che ovviamente si è unito agli agenti già sul posto. Con lui c'è Dwayne Deaver, un analista di tracce ematiche dello State Bureau of Investigation. Dwayne Deaver, ricordate bene questo nome, perché è importante. Sulla scena ci sono una grande quantità di prove da raccogliere, come ad esempio gli abiti che indossavano Michael e Todd, che ovviamente hanno dovuto consegnare agli inquirenti. Michael indossava dei pantaloni chiari che arrivavano al ginocchio e una maglietta di cotone blu. La prima cosa che hanno fatto Daniel George e Dwayne Deaver è stato recuperare quelle prove, imbustarle e metterle da parte. Poi iniziano a fare diverse riprese, iniziano a scattare diverse fotografie, per poi chiudere l'accesso alla scena del crimine. Dwayne Deaver e Daniel George analizzano con molta attenzione le impronte che partono dalla scala da cui presumibilmente è caduta Kathleen, in modo accidentale. Ai piedi delle scale, formate con esattezza da 19 scalini, Kathleen viene trovata in una vera e propria puzza di sangue. La scientifica quindi perlustra la casa in cerca di prove e vengono trovati due bicchieri, ma solo uno è sporco di vino. Poi ecco che vengono trovate due altre macchie di sangue in cucina, una sul bancone e una sul mobile in cui la famiglia teneva i bicchieri. Un'ennesima goccia di sangue molto piccola viene trovata proprio all'entrata della casa, sulla veranda. Quindi il sangue è arrivato in un punto distante 15 metri da dove è stato rinvenuto il corpo. Ma come diavolo è possibile?
All'inizio effettivamente molte prove materiali appaiono davvero inspiegabili ai detective. A seguito dell'autorizzazione degli investigatori, il corpo viene caricato su un furgone e trasferito presso lo studio di medicina legale. A quel punto i legali devono attendere il referto tossicologico e l'esame dell'autopsia. La mattina del 10 dicembre 2011, il giorno dopo la dipartita di Kathleen, Michael chiama il marito di Candace. Candace è la sorella di Kathleen. In questo modo è stato compito del marito di Candace avvisarla della dipartita di sua sorella. Michael fa la stessa identica cosa anche con un'altra sorella di Kathleen, ossia Lori. Ma la verità è che nessuno capisce cosa sia successo realmente di preciso. Si è rotta il collo cadendo? È caduta mentre stava cercando di appendere le luci di Natale? Le sorelle di Kathleen non sanno nulla, se non che è venuta a mancare a causa di una caduta accidentale dalle scale. Come sia successo ovviamente non gli viene detto, perché non è chiaro neanche a Michael. Nessuno può conoscere realmente le dinamiche dell'incidente, perché a quanto sostiene suo marito Michael, Kathleen l'ha già trovata per terra, al piede delle scale, quindi non ha visto Kathleen effettivamente scivolare e cadere da quelle scale. Il 10 dicembre, appena appresa la notizia, Candace e sua sorella Lori vanno a Durham per aiutare a organizzare il funerale di loro sorella. Quando arrivano, Candace si aspetta quantomeno di riuscire ad entrare in casa, e invece tutto è bloccato dal nastro giallo della polizia. Quando Candace e Lori chiedono spiegazioni, un agente della polizia gli risponde: signore, questa è una scena del crimine, non è possibile entrare e uscire dall'abitazione, almeno per ora. Candace e Lori a questo punto cadono dal pero e chiedono all'agente: ma come crimine? A quanto ne so, Kathleen è caduta dalle scale, perché pensate sia un crimine? L'agente si limita a dire e a ripetere: c'è tanto sangue, tanto tanto sangue. Lo ripete così tante volte che Candace e Lori cercano di capire che cosa intenda con tanto sangue. Sembra che quella gente voglia prepararla alla visione della quantità di sangue spropositata che avrebbero trovato all'interno della casa. Appena gli investigatori terminano i rilievi, i sigilli da quella casa vengono tolti e diventa nuovamente accessibile. Candace e Lori entrano in casa, si dirigono verso le scale e quando vedono quella scena capiscono perfettamente che cosa intendeva la gente. C'è sangue ovunque, è sparso sui muri, addirittura sale fino verso il soffitto. E a Candace quelli paiono litri e litri di sangue. C'è una pozza rappresa sul pavimento, ricopre le scale, è dappertutto. A questo punto Candace va da Michael e pretende spiegazioni più dettagliate. E di nuovo Michael si limita a dire a Candace: è caduta, per poi girare le spalle e andarsene. Ma Candace vuole ancora più chiarimenti. Avevano litigato? Era successo qualcosa? Cos'era accaduto esattamente quella sera? Michael quindi racconta a sua cognata Candace che lui e Kathleen, la sera del 9 dicembre, avevano passato una gran bella serata, col fine di festeggiare una notizia davvero molto importante. Forse sarebbe stato tratto un film da uno dei libri di Michael, e per Michael questa cosa sarebbe stata molto positiva, anche perché avrebbe ricevuto un gran bel compenso. Quindi lui e Kathleen avevano deciso di festeggiare con una cenetta a due e del buon vino. In seguito si erano rilassati sul divano per guardare un film, I perfetti innamorati. Una volta terminato il film avevano aperto un'ennesima bottiglia di vino, continuando a chiacchierare in cucina. Poi poco dopo si erano spostati fuori a bordo piscina, continuando a sbevazzare un po' di vino e a chiacchierare. Michael sostiene che sua moglie quella sera aveva assunto anche del Valium per calmarsi un po', e a quanto pare quello era un farmaco che assumeva con regolarità. Michael continua dicendo che dopo una mezz'oretta, 45 minuti di chiacchiere a bordo piscina, aveva iniziato a fare un tantinello freddo. Quindi sua moglie aveva deciso di rientrare in casa, mentre Michael si era trattenuto fuori ancora per un pochino. Michael dice che era rimasto lì a bordo piscina per un'altra mezz'ora con i suoi cani a fumare la pipa. Poi era rientrato trovando Kathleen ai piedi della scala. Ma Candace insiste, tempesta il cognato di domande, gli chiede quanto tempo sia stato fuori, gli chiede che rumori abbia sentito, ma l'uomo non risponde a Candace, la sorella di Kathleen. Si limita semplicemente a prendersi la testa tra le mani e a scoppiare a piangere. Candace lo abbraccia, tenta di consolarlo, poi viene presa da un pensiero. Tra poco sarebbe arrivata sua madre e non avrebbe mai dovuto assistere all'orripilante scena a cui purtroppo ha assistito lei. Così Candace si fa coraggio e decide di ripulire la casa dal sangue per fare in modo che sua madre non lo veda. La sua paura ovviamente è che la donna svenga o rimanga sotto shock. Candace non vuole far soffrire ancora di più sua madre,
Quindi cerca stracci, detersivi, spugne e carta da cucina per ripulire tutto quell'orrore. Quando ha tutto quello che serve, compresa una bacinella ricorma d'acqua, Candace inizia a pulire. Prova a farlo nel modo più veloce possibile e sente il sangue di sua sorella che le scorre sulle mani mentre è lì che pulisce, poverina. Candace ci prova con tutte le forze, poi però d'un colpo si blocca, si guarda le mani, le braccia, sono totalmente sporche del sangue di sua sorella. Candace non ce la fa continuare, ha un crollo emotivo, inizia a piangere in modo disperato, non riesce quasi a respirare. Appena si riprende decide di andarsene per provare a elaborare il lutto e a superare quel momento per lei davvero estremamente difficile. I giorni passano e mentre Candace è evidente che sia emotivamente provata, Michael inizia a cambiare, inizia a soffermarsi più sulle indagini della polizia che sulla dipartita di sua moglie. Di conseguenza l'uomo corre ai ripari, assumendo un avvocato. Ma non uno qualunque, bensì uno dei migliori. L'uomo infatti utilizza la liquidazione della moglie per assumere l'avvocato migliore presente sulla piazza, David Rudolph. David Rudolph è uno dei migliori penalisti degli Stati del Sud. È bravo con i giornalisti, è raffinato, è cordiale, elegante, adorato da tutti. Inoltre Rudolph è anche aiutato da un collega, Thomas Meher. Thomas aveva conosciuto David perché collaborava nel suo stesso studio legale. Erano stati assegnati allo stesso caso nel 1994 e da allora i due non avevano mai smesso di lavorare assieme. Negli anni Thomas ha imparato a conoscere David Rudolph. Per ogni processo Rudolph studia sempre il minimo dettaglio, domina perennemente ogni dibattimento e in pratica vince sempre. David e Thomas ricevono una chiamata da Michael Peterson poco dopo la dipartita di Kathleen. Di conseguenza sono andati semplicemente a conoscerlo. L'uomo sta cercando di elaborare il lutto, ma deve anche vedersela con i sospetti sul suo conto. Insomma, Michael sta vivendo un momento davvero davvero durissimo. Mentre i legali di Peterson studiano il caso, ecco che entra in azione il procuratore distrettuale James E. Hardin, che col suo team, in un primo momento, cerca di capire se l'ipotesi sostenuta da Michael dell'incidente possa essere reale. Ma esaminando la foto della scena del crimine e i verbali degli investigatori, James Hardin nota subito un dettaglio. Il sangue ritrovato sulle pareti, sul pavimento e sugli scalini era secco. L'unico sangue fresco rilevato era tra le fessure del pavimento sotto il corpo di Kathleen. Questo lo porta a pensare che la dipartita di Kathleen sia avvenuta tra i 20 e i 30 minuti prima dell'arrivo sul posto della polizia scientifica. La cosa assurda è che viene trovato del sangue anche sul muro retrostante la scala dove le macchie erano arrivate a una distanza di poco meno 3 metri da terra. 3 metri! Il sangue non può arrivare così in alto durante una caduta. Quindi lo scenario non combacia con quello di una morte accidentale. Tutti concordano che quello sia omicidio. Quindi, ancora prima di disporre dell'esame autoptico e tossicologico, le autorità decidono di incriminare Michael Peterson per omicidio di primo grado. Il 20 dicembre Michael si presenta spontaneamente alla polizia di Durham, viene di conseguenza arrestato e trasferito in prigione. Nel frattempo la notizia che Michael Peterson sia sospettato della dipartita di sua moglie sconvolge letteralmente la città. All'epoca i coniugi Peterson erano i principali esponenti dell'alta società di Durham. David Rudolph nel frattempo si affretta a difendere il suo cliente, dichiarando ai giornalisti che, data la posizione in cui Michael aveva ritrovato sua moglie, pensare a una caduta accidentale è assolutamente ragionevole, in quanto le cadute accidentali in casa rappresentano la seconda causa di dipartita negli Stati Uniti a seguito degli incidenti stradali. Inoltre, tutti i figli della coppia, specialmente la figlia di Kathleen, Kat, difendono Michael senza indugio. Dall'inizio, Kat dice davanti ai giornalisti che sua madre e Michael provavano davvero tanto amore l'uno per l'altra e nessuno dei due avrebbe mai pensato di fare del male all'altro, nemmeno lontanamente. Kat conclude dicendo: mia madre sarebbe costernata se vedesse tutto quello che sta succedendo, è l'ultima cosa che avrebbe augurato a suo marito. Todd, il figlio di Michael, aggiunge: sarà il Natale più terribile che si possa mai immaginare. Kathleen è venuta a mancare e lo Stato si è preso pure nostro padre. Passa un mese e arriviamo al 14 gennaio, quando Michael si prepara all'udienza per la cauzione. A quell'udienza Michael si presenta con l'aspetto di un uomo totalmente distrutto. Appare devastato, piange continuamente e la cauzione viene fissata a $850,000, cifra che effettivamente Michael può pagare per tornare a casa. A tal proposito, infatti, dice davanti alle telecamere: voglio solo andare a casa dai ragazzi, sarà la prima occasione per piangere mia moglie e voglio approfittarne perché ne ho davvero bisogno. Nel frattempo, ovviamente, i legali di Michael impostano una linea difensiva. Passa qualche settimana ed ecco che arriva un colpo di scena alquanto drammatico. Il medico legale effettua l'autopsia su Kathleen,
il suo corpo presenta una grande quantità di ecchimosi ed abrasioni, sparse in diversi punti. In una caduta si possono riportare ferite o escoriazioni sul volto, sul naso, sulle sopracciglia o ancora sul mento, ma in questo caso il viso di Caitlin presenta solo qualche graffio, mentre sulle sue braccia sono presenti tagli e contusioni, e quelli sono caratteristici segni di difesa, in quanto se qualcuno prova a colpirti, la prima cosa che ti viene da fare è difenderti con le braccia. Quindi ti metti tipo le braccia davanti al volto, cose del genere. Ma non è finita qui, perché il medico legale, dopo aver rasato i capelli a Caitlin, ha scoperto che la vittima presenta 7 profonde lacerazioni sul cuoio capelluto. Quelle sono ferite brutali e sembrano inferte da un forcone. Il medico legale scrive che i segni trovati su Caitlin non sono semplici segni dovuti a una caduta dalle scale con un impatto sui gradini, bensì indicano che la donna è stata colpita con violenza. Una volta appresa questa notizia, gli investigatori sono consapevoli che Michael Peterson sta mentendo. E infatti i risultati dell'autopsia fanno sì che il cerchio si stringa attorno all'uomo. Ma il procuratore distrettuale Hardin temporeggia, in quanto sostiene che manchi un elemento essenziale. Perché tutta la famiglia, dai 5 figli alla sorella di Caitlin, Candace, sono convinti che Michael sia innocente. Ma il procuratore vuole il loro sostegno per dimostrare alla giuria che la famiglia gli crede. Poi ecco che per il procuratore si presenta un'occasione da non perdere. Candace, la sorella di Caitlin, chiama l'ufficio del procuratore distrettuale, venendo quindi a sapere che Michael sarebbe stato incriminato per la dipartita di Caitlin, cosa che la sorprende e non poco. Il procuratore distrettuale Hardin chiede a Candace di raggiungerlo a Durham, proprio col fine di parlare con lei faccia a faccia. Candace quindi si dirige a Durham e va a parlare col procuratore distrettuale. Entra nel suo ufficio e il procuratore distrettuale Hardin le spiega le accuse che intende muovere, i tempi previsti del processo, ma Candace trova il tutto totalmente inconcepibile. Infatti lo attacca duramente, perché per Candace non vi è possibilità che sua sorella sia stata colpita da qualcuno. Crede che il procuratore le stia mentendo. Quindi Hardin chiede a Candace se la sente di visionare le foto della scena del crimine e anche di sua sorella, proprio per avvalere la sua tesi. L'uomo mette in guardia Candace e dice che quelle foto sono molto molto scioccanti. La donna risponde: vabbè, vediamole pure, che problema c'è? Ho già visto tutto quel sangue, cosa mai ci potrà essere di peggio? Il procuratore quindi passa la busta a Candace, che inizia a estrarre la prima foto. Quella è la foto di Caitlin con la testa rasata, in cui sono visibili 7-8 lacerazioni davvero molto importanti. Lì la sorella di Caitlin rimane senza parole, non riesce neanche a credere che quello sia il corpo di sua sorella. E quindi effettivamente inizia a pensare che forse è stata davvero colpita da qualcuno. È in questo momento che Candace e Cat, ossia la sorella e la figlia di Caitlin, iniziano a pensare che in effetti la donna è stata vittima di una dipartita violenta. Nonostante Kat inizia a pensare che Michael non sia così innocente, i suoi fratelli continuano a stargli vicino ed è in questo modo che nella famiglia Peterson si crea un'enorme frattura. Nonostante la conclusione del medico legale, la difesa insiste nel sostenere l'innocenza di Michael, puntando totalmente sui punti deboli del referto. L'avvocato Rudolph sostiene che, esaminando altri referti in cui la causa della dipartita è trauma da corpo contundente alla testa, ha notato che i segni non corrispondono affatto. Caitlin non può aver perso la vita a causa di un corpo contundente, in quanto non presenta fratture né al collo né al cranio. Inoltre non ha avuto alcuna emorragia cerebrale. Cosa strana, visto che è la tipica conseguenza di un sanguinamento così tanto importante. Rudolph sottolinea che gli inquirenti stanno sottovalutando un fattore su cui tutta la città si sta interrogando, ossia, cosa mai avrebbe spinto Michael a far fuori sua moglie? Qual è il suo movente? Rudolph scava nel passato del suo cliente e si convince che Michael sia semplicemente diventato una sorta di bersaglio. Infatti ritiene che la netta e immediata incriminazione di Michael Peterson sia riconducibile alla sua rubrica sul quotidiano The Durham Herald. Michael è un editorialista incendiario, fa parte della categoria critica verso l'autorità, dice davvero tante cose negative su di loro. Il punto è che lo fa senza aver mai provato quanto affermato. Si sostiene che al tempo la polizia di Durham avesse poco personale per sostenere tutti i crimini che avvenivano in città, specialmente in alcuni quartieri, quindi di base faticava a stare al passo. Anche la procura distrettuale era fortemente ridimensionata. Il punto è che prima di giudicare la validità del lavoro di un'istituzione sarebbe il caso di credere ai fatti e non alle parole. E di fatti sono chiari, limpidi e lampanti. Non ci sono basi sufficienti per criticare
gli agenti di polizia del dipartimento di Durham e le loro competenze. La difesa quindi sostiene che Peterson sia stato incastrato, lo stanno perseguitando e la motivazione di tutto ciò risiede nei suoi editoriali al vitriolo contro la polizia di Durham. Al fine di dimostrare che la dipartita di Kathleen sia stato solo un tragico incidente, la difesa ingaggia uno scienziato forense davvero davvero importante, ossia Henry Lee. L'uomo è un criminologo ed è un esperto forense di fama mondiale. Ha partecipato a molti processi, in pratica è una celebrità nel suo campo. A questo punto il team si mette a lavoro e con Henry Lee fotografano attentamente la scala che in un secondo momento viene chiusa con dei pannelli di legno. Nelle settimane seguenti la difesa inizia a istruire il caso. Ebbene, la loro tesi è questa. Kathleen era caduta dalle scale perché era sbronzina. L'accusa nel frattempo procede per la sua strada e per loro la cosa più importante è identificare l'arma del delitto. Dal referto del medico legale, l'accusa ha dedotto che fosse un oggetto di forma cilindrica, ma il cranio della vittima non presenta fratture, quindi questo oggetto deve essere anche flessibile, di conseguenza è in grado di piegarsi all'impatto. La cosa strana è che i traumi da corpo contundente solitamente vengono inferti con oggetti molto pesanti. Candace, la sorella di Kathleen, nel frattempo rimugina. Pensa più che altro alle modalità del crimine e a come Kathleen sia stata colpita. Ed ecco che le si accende una lampadina. Candace aveva regalato a Kathleen un attrezzo per il camino, più precisamente un attizzatoio dalla foggia alquanto particolare. Quello era un lungo tubo d'ottone in cui si soffia dentro per vedere le fiamme del camino propagarsi verso l'alto. Inoltre alla punta presentava una specie di uncino utile per spostare i ciocchi di legno. Candace a questo punto pensa a quella punta a forma di uncino e più ci pensa più si convince che quell'oggetto sia la causa delle lacerazioni sul cranio di Kathleen. È colpendola in quel modo che il sangue è potuto arrivare alle pareti. Candace più ci pensa più si convince della sua teoria e se ne convince perché quell'attizzatoio a casa Peterson non viene ritrovato da nessuno. Candace quindi chiama Hardin, il procuratore distrettuale, per informarla della sua nuova intuizione. L'uomo però non capisce esattamente che cosa sia un attizzatoio. Di conseguenza Candace fornisce alla polizia una foto del suo attizzatoio che era uguale a quello che aveva regalato a Kathleen anni prima. La polizia cosa fa? Acquista un attizzatoio identico in modo che Hardin possa esaminarlo. Ebbene, secondo l'accusa, quell'attizzatoio soddisfa tutti i requisiti per essere considerato l'arma del crimine. Può infliggere colpi e lacerazioni gravi. Inoltre è flessibile tanto da potersi piegare all'impatto, senza per questo perdere la capacità di infliggere un trauma da corpo contundente. Col fine quindi di ritrovare quel benedetto attizzatoio, la polizia si procura di nuovo un mandato di perquisizione e controlla a casa Peterson ovunque, da cima a fondo letteralmente. Viene passata in rassegna ogni scatola, ogni libro, ogni fessura, ogni vaso, ogni porta. Anche il giardino viene perlustrato con l'ausilio di alcuni metal detector e delle unità cinofile. Anche in questo caso viene rivoltato ogni sasso, ma di quell'attizzatoio non c'è traccia. La polizia ha il forte sospetto che Todd Peterson, il figlio di Michael Peterson, abbia tolto l'attizzatoio dalla scena del crimine per andare a sbarazzarsene e tornarsene a casa nel momento in cui sono giunte le ambulanze. Sulla veranda era stata trovata chiaramente una sola goccia di sangue di Kathleen e dalla forma sembrava che quella goccia fosse caduta da un oggetto verticalmente. La polizia quindi immagina che quella traccia sia stata lasciata proprio dall'arma del delitto mentre veniva portata via per essere nascosta o distrutta. La verità però è che gli investigatori non hanno un reale nesso tra la dipartita di Kathleen e Michael. Di conseguenza, decidono di ispezionare nuovamente la casa col fine di trovare altri indizi. Durante questa perquisizione vengono trovate, nei cassetti della scrivania di Michael, materiale militare birichino. Quella è una scoperta davvero sorprendente, ma non è finita qui. Sulla scrivania di Michael è presente una cartellina con all'interno delle stampe di una corrispondenza privata tra lui e uno gigolò. Il contenuto di questa corrispondenza rivela che Michael si era messo d'accordo con questo tizio per fare le cose birichine con lui. Nel corso della perquisizione, però, gli investigatori scoprono un ulteriore elemento. Alcune foto birichine sono macchiate di sangue e la scena del crimine dista almeno 20 metri. Queste nuove scoperte ovviamente permettono alla polizia di vedere il caso da un punto di vista diverso, con un occhio diverso. Gli investigatori, di conseguenza, riconsiderano il comportamento tenuto da Michael la sera della dipartita di Kathleen. Infatti, quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato Michael Peterson alla scrivania intento a digitare qualcosa al computer. Quel computer ovviamente viene sequestrato e analizzato e si scopre che subito dopo la dipartita di Kathleen, Michael Peterson ha fatto di tutto per cancellare dall'hard disk il maggior numero di file. Gli informatici forensi sono riusciti a recuperare ulteriori 25 immagini birichine. Nel frattempo ci sono altre indagini sulla situazione patrimoniale della famiglia Peterson e anche in quel caso
Quelle indagini rivelano dei dati davvero allarmanti. Questa coppia a questo punto io la definirei apparentemente facoltosa. Viveva in una villa enorme, con la piscina, però era al verde. Le tre figlie studiano al college, mentre i due figli di Michael non erano assolutamente indipendenti economicamente. C'erano ben $43,000 di scoperto su più carte di credito. E quindi la domanda che mi sorge è: ma come diavolo facevano ad andare avanti? La risposta è semplice. Kathleen. Michael non portava più soldi a casa da ben 2 anni e non aveva più firmato alcun contratto. Quindi la storiella che Michael ha raccontato del fatto che la sera del 9 dicembre lui e Kathleen stavano facendo una cenetta romantica a due per festeggiare la possibilità di far diventare un suo libro un film, erano tutte fregnacce. Di conseguenza i fatti sono questi. Kathleen era l'unica persona a tenere a galla una famiglia composta da 7 persone. Però nel momento della sua dipartita la posizione di Kathleen nella sua azienda era a rischio, in quanto lei stessa aveva passato un mese a licenziare i dipendenti ed era sicura che dovesse toccarle la stessa sorte. Ma non è finita qui. Gli inquirenti trovano un altro elemento che a loro parere fa emergere il vero movente di Michael Peterson, finalmente. La polizia e l'accusa hanno scoperto che il giorno della dipartita di Kathleen la donna aveva lasciato il suo computer in ufficio e quindi, cosa per lei insolita, aveva usato il computer di suo marito. La polizia quindi che cosa immagina? Kathleen era al computer di suo marito a fare le cose sue e ha scoperto non solo le stampe delle mail birichine di Michael, ma anche diverse foto sempre più o meno dello stesso tipo. Probabilmente appena Kathleen ha letto quelle mail e ha visto quelle foto si è precipitata da Michael per chiedergli spiegazioni. In quanto, quando la donna aveva scoperto un tradimento da parte dell'ex marito, non gliel'aveva assolutamente fatta passare liscia, anzi aveva chiesto il divorzio. Michael, conscio della posizione di sua moglie per quanto riguarda i rapporti extraconiugali, era andato nel panico. Perché? Perché Kathleen era la sua unica fonte di reddito. In pratica, era l'unica che portava a casa la pagnotta. La polizia immagina che probabilmente Michael e Kathleen avevano discusso e la lite era degenerata perché lei aveva detto a lui che se ne sarebbe andata lasciandolo senza un soldo bucato. Ecco, secondo l'accusa, a questo punto Michael sarebbe stato colpito da un raptus. Quindi aveva afferrato la prima cosa che aveva trovato sotto mano per poi iniziare a colpire Kathleen, fino a toglierle la vita. Passa un'altra ennesima settimana e il caso prende una via alquanto inquietante. Quando il detective Holland viene contattato da una donna di nome Margaret Blair, ovvero la zia delle figlie acquisite di Michael Peterson. Margaret racconta ai detective che sua sorella, Elizabeth Ratliff, è venuta a mancare tragicamente 16 anni prima e ci sono aspetti della sua dipartita che Margaret vuole condividere a tutti i costi. A questo punto il detective Holland non chiede a Margaret di soffermarsi solo sulla strana dipartita di sua sorella, ma gli chiede di raccontargli tutto. Rinizio. Chi era Elizabeth? Cosa c'entrava con Michael Peterson? L'uomo in questo modo si prepara ad ascoltare una storia che di nuovo getterà una nuova luce sul caso di Kathleen. Questa è una storia iniziata ben 20 anni prima, in Germania. Infatti Elizabeth Ratliff era un'americana che negli anni 80 viveva a Gratenhausen, in Germania, con suo marito, di nome George, e 2 figlie piccole di nome Martha e Margaret. Lì aveva conosciuto un'altra famiglia americana, ossia i Peterson. La famiglia dei Peterson al tempo era composta da Michael, da sua moglie Patty e dai loro 2 figli. Michael lavorava ai suoi libri, mentre Patty aveva un lavoro in una base militare in Germania come insegnante, così come Elizabeth Ratliff, la quale insegnava nella stessa scuola di Patty, la moglie di Michael Peterson. Le due si erano conosciute così, quindi tramite il lavoro, ma quel tempo erano diventate molto amiche e si erano legate l'una all'altra. Poco dopo Elizabeth aveva conosciuto anche Michael, il marito di Patty. E così come era accaduto con Patty, Elizabeth si lega molto anche a lui. Nel 1983, purtroppo, era accaduta una disgrazia che aveva totalmente sconvolto la vita di Elizabeth. Suo marito George aveva perso la vita durante un'esercitazione. Quel lutto ovviamente aveva devastato Elizabeth, che si era ritrovata da sola a doversi prendere cura di Margaret e di Martha. Quindi Elizabeth, incoraggiata dai Peterson, decide di trasferirsi con le 2 figlie nella casa di fronte alla loro. Per Elizabeth, Michael in breve tempo era diventato la cosa più vicina ad un uomo che avesse nella sua vita. I due non avevano assolutamente un rapporto sentimentale, però Elizabeth era solita consultarlo per avere anche consigli come ad esempio gestire le sue finanze, in quanto quella era una questione di cui si occupava suo marito e lei non ne sapeva molto. Michael ovviamente l'aveva sempre aiutata più che volentieri. Ma arriva l'autunno del 1985 e accade una cosa alquanto inquietante. La sera del 24 novembre Elizabeth e le sue 2 figlie erano state invitate a cena a casa dei Peterson. Finita la cena, Michael aveva riaccompagnato Elizabeth e le 2 figlie a casa. Non capisco il motivo, visto che quello era un tragitto molto breve.
Praticamente Elizabeth doveva solo attraversare la strada per tornare a casa sua. La mattina seguente, alle 7:15, era giunta Barbara, la babysitter delle due figlie di Elizabeth, e immediatamente si era accorta che c'era qualcosa che proprio non andava, che non le tornava. Le luci della casa erano accese e la porta era semiaperta, cosa assurda per Elizabeth. È sempre molto cauta e da quando suo marito non c'è più, chiude sempre la porta, fa sempre attenzione. Barbara spinge la porta d'entrata e si trova davanti a una scena davvero assurda, terribile. Elizabeth era accasciata ai piedi della sua scala in mezzo a una pozza di sangue. Il suo sangue. La scala questa volta però era a chioccia. Barbara si era chinata per toccare il corpo di Elizabeth e si era resa conto che era ancora caldo. Per di più era pure vestita bene, aveva addosso degli stivali. Ma perché mai per le 7:15 Elizabeth era vestita così? Elizabeth non aveva appuntamenti e se accadeva di solito avvisava Barbara, la babysitter, ovviamente. Solitamente quando Barbara arrivava, Elizabeth era ancora in pigiama con la tazza di caffè in mano. Quindi, che diavolo era successo? Quell'abbigliamento a quell'ora per Barbara rappresenta un vero e proprio mistero. Ma soprattutto, sul muro dietro le scale c'erano degli schizzi di sangue che arrivavano fino all'inizio delle scale. Quindi praticamente ricoprivano tutto il muro dietro le scale. Insomma, a primo impatto pare sia successo qualcosa di molto più grave che una semplice caduta. Barbara non sapeva che fare, quindi era andata di corsa dai Peterson per avvisarli. Michael e Patty Peterson si erano precipitati a casa di Elizabeth e l'uomo aveva cercato in tutti i modi di sentirla il battito. Ma purtroppo era troppo tardi. Michael quindi ha dato la terribile notizia. Elizabeth non c'era più. Quando la polizia era giunta sul posto, Michael si era comportato da portavoce ufficiale. Aveva raccontato che quando aveva riaccompagnato a casa la sera prima Elizabeth, la situazione era tranquilla, non vi era alcun problema. Ecco perché era ritornato a casa sua. Secondo lui, anche in questo caso, si tratta di un terribile incidente. Ma in questo caso per Michael è stata determinante la storia medica di Elizabeth Ratliff. L'uomo infatti aveva raccontato agli agenti che la vittima soffriva di davvero forti emicranie. Era quindi probabile che avesse avuto le vertigini, perdendo l'equilibrio e quindi cadendo dalle scale. Inoltre Elizabeth soffriva di emofilia, una malattia genetica che causa un difetto della coagulazione del sangue. Ecco spiegato perché Elizabeth in quella caduta di sangue ne aveva perso così tanto. Gli investigatori avevano comunque fatto il loro lavoro, avevano esaminato la scena del crimine ma non c'erano segni né di colluttazione né di scasso alla porta d'entrata. Nei giorni seguenti il medico legale aveva stabilito la causa della dipartita. La donna presentava un versamento di sangue nel cervello, quindi si era ipotizzata un'emorragia cerebrale, forse un ictus. Tutti questi fattori avevano determinato la caduta accidentale. La salma di Elizabeth era stata trasferita negli Stati Uniti, nei pressi di Houston e in Texas. Così Elizabeth viene seppellita a fianco a suo marito. Dopo la dipartita di Elizabeth era uscito fuori che forse Michael nella sua vita aveva un ruolo un po' più ampio di quanto si potesse supporre. Infatti Elizabeth subito dopo la dipartita di suo marito aveva fatto un testamento lasciando un'eredità di $35,000 e la custodia delle sue due figlie alla famiglia Peterson. Ebbene, aver preso con sé Martha e Margaret poteva assolutamente sembrare un atto altruista da parte di Michael. Però è necessario riflettere su due punti. Martha e Margaret erano orfane di un veterano, quindi avevano diritto a degli aiuti economici che passavano a Michael. Inoltre, quegli aiuti economici erano legati al loro stato di orfane. Se avesse deciso di adottarle legalmente, quegli aiuti economici Michael li avrebbe persi alla grande. Quindi aveva concluso che fosse meglio non adottarle. Le aveva ovviamente fatte entrare nella sua vita in veste di tutore legale, ma non le mai rese figlie sue a tutti gli effetti. Dopo qualche mese dalla tragedia di Elizabeth, Patty e Michael erano tornati negli Stati Uniti. Poco dopo però i due avevano divorziato in via consensuale e Martha e Margaret preferivano stare da Michael. Qualche anno dopo Michael Peterson torna nel North Carolina e conosce Kathleen. I due si sposano e insieme formano una grande famiglia allargata che comprende anche le due figlie di Elizabeth. Torniamo quindi al detective Holland che ha le mani nei capelli ed è allibito dalle analogie che ci sono tra i due crimini. Due donne, peraltro molto somiglianti tra loro, sono state trovate entrambe senza vita ai piedi di una scala, in un vero e proprio lago di sangue, ed entrambe sono collegate allo stesso uomo, Michael Peterson. Michael Peterson ha visto sia Kathleen che Elizabeth per ultimo, in entrambi i casi. Questa potrebbe essere davvero solo una coincidenza? Oppure Michael Peterson è davvero colpevole? La polizia di Durham fa ennesime ricerche sul caso di Elizabeth, ma c'è un problema.
Quella era stata archiviata come caduta accidentale. Non c'era stata neanche un'indagine, non avevano scattato fotografie, niente. I patologi che avevano analizzato la salma non avevano neanche fatto un'autopsia vera e propria. Di conseguenza non si sapeva come realmente fosse venuta a mancare Elizabeth. E a quel punto l'unica opzione disponibile è quella di riesumare il corpo di Elizabeth Ratliff. Ovviamente per farlo serve il consenso dei familiari, ossia delle sue due figlie, Martha e Margaret. Ma ovviamente le due figlie non vogliono assolutamente che la madre venga riesumata. Loro sono convinte che Michael sia innocente e di conseguenza lo appoggiano in ogni caso. Poi però, Martha e Margaret, dopo averci riflettuto a lungo, sono tornate dalla polizia, col fine di avvisare di aver cambiato idea. Accettano quindi la riesumazione del corpo di loro madre. Ma questo avviene solo perché in questo modo avrebbero potuto scagionare il patrigno, ossia Michael. Il 14 aprile del 2003 le spoglie di Elizabeth vengono riesumate in Texas per poi essere trasportate a Durham, posto in cui era partita l'inchiesta. Il medico legale che aveva fatto l'autopsia per Kathleen Peterson è stata incaricata di fare altrettanto con le spoglie di Elizabeth. Durante l'autopsia il medico legale scopre che il cervello è parzialmente decomposto, ma non il cranio. Il cranio è ancora intatto ed è evidente che Elizabeth presenta 7-8 grosse lacerazioni nella parte posteriore del cranio, esattamente come Kathleen Peterson. Confrontando le foto, in effetti le ferite presentano delle similitudini alquanto inquietanti. Il medico legale ha concluso che Elizabeth è stata colpita più volte alla testa da un corpo contundente. Ovviamente la conclusione di questa nuova autopsia approda sui media nazionali, che ovviamente iniziano a parlare della questione sempre di più. Possibile che Michael non abbia colpito solo Kathleen, ma anche un'altra donna 18 anni prima nello stesso modo? È ovviamente necessario indagare. Viene fissata un'udienza per stabilire se le testimonianze sulla dipartita di Elizabeth saranno ammesse nel processo per la dipartita di Kathleen Peterson. Ed è proprio in quella sede che l'accusa formula una richiesta particolare, diciamo così. L'accusa chiede al giudice di non pronunciarsi, sostenendo che sulla dipartita di Elizabeth non vi era stata una vera e propria indagine e quindi occorre più tempo. Di conseguenza hanno chiesto al giudice di aspettare di capire se le testimonianze fossero ammissibili. E il giudice ha accettato la richiesta. Nei primi di maggio comincia la selezione alla giuria per il processo più importante tenutosi a Durham. Il tanto atteso processo inizia nel luglio del 2003. Come ovvio che sia, la città è divisa tra innocentisti e colpevolisti e di conseguenza l'attesa è proprio spasmodica. Il procuratore distrettuale James Harding pronuncia la sua arringa di apertura. Dice che le prove raccolte avrebbero già dimostrato quello che poi avrebbe detto a voce e ha preannunciato ai giurati che questo caso è stato ricostruito pezzettino per pezzettino, come un puzzle, e quindi ci sarebbe voluto molto tempo. Il procuratore la prima cosa che fa è mostrare ai giurati le 7 lacerazioni sul cranio di quella donna. In seconda battuta prova a spiegare immediatamente come siano state inferte quelle ferite. Quindi infila la mano in una busta, tirando fuori un lungo bastone metallico e cavo, annunciando: signore e signori della giuria, questo è un attizzatoio. Il meccanismo è semplice, è cavo, leggero, semplice da usare. Non è originale perché è introvabile, bensì è quello appartenente alla sorella della vittima, Candace, che ne aveva comprato uno per ognuna. Ebbene, ora tocca la difesa. David Rudolph come prima cosa fa sentire in aula la chiamata di Michael Peterson al pronto intervento il 9 dicembre del 2011. L'uomo appare chiaramente preso dal panico, spaventato. Ma quella voce di chi è? Del colpevole che sta recitando oppure del marito preso dal panico? Rudolph continua descrivendo il rapporto tra Michael e Kathleen come un idillio. Andavano d'accordissimo, non litigavano mai. Per cui non vi era alcun motivo valido per cui Michael volesse fare del male a Kathleen. Per sottolineare la bontà d'animo di Michael Peterson, Rudolph si gioca anche la carta delle ragazze prese in affidamento, Martha e Margaret. Le ragazze che aveva generosamente deciso di crescere come figlie sue erano e sono sempre state dalla sua parte. Una volta espresse le arringhe d'apertura, spetta all'accusa dimostrare la sua tesi. Spunta fuori un testimone controverso che fa parte del passato recente di Michael Peterson. La difesa, come ricorderete, ha cercato di dipingere il matrimonio tra Kathleen e Michael come un matrimonio perfetto, saldo, fedele, felice. Peccato che non era così. Quell'uomo chiamato alla sbarra era un uomo, ma non un uomo qualunque. Era un escort e si chiama Brent Wolgamott. L'uomo aveva anche un sito in cui chiaramente metteva in mostra ciò che aveva da offrire, insomma. I clienti recensivano con molto entusiasmo gli incontri avvenuti con lui, sostenendo che valeva fino all'ultimo centesimo. Frida Black interroga Brent su una serie di mail ricevute nell'agosto del 2001, 4 mesi prima della dipartita di Kathleen. Nelle mail inviate da Michael si nota una spiccata insistenza da parte sua. Prima gli chiede: quando sei libero,
Poi continua in un'altra mail. Quando ci vediamo? Quanto vuoi? Brent racconta che avevano anche concordato il giorno in cui si sarebbero dovuti vedere, ossia il 5 settembre del 2001. Ma nonostante gli accordi presi, Brent in quel momento ha deciso di dare buca a Michael perché non aveva voglia di lavorare quel giorno, quella sera, insomma. Ebbene, anche se l'incontro non è avvenuto, l'accusa sostiene che il contenuto di quelle mail basta e avanza per rivelare la doppia vita di Michael, perché quell'uomo non era ciò che sembrava. David Rudolph ovviamente controinterroga il test e si concentra su un altro punto scritto nello scambio di mail tra Brent e Michael. Michael nelle mail inviate a Brent aveva nominato molto spesso sua moglie. Aveva detto a Brent che era molto innamorato di lei, che andavano molto d'accordo e che la bisessualità faceva parte della sua vita. E sua moglie lo accettava. Però c'è da dire che questa tesi cozzava parecchio con quello che Kathleen aveva deciso di fare col primo marito, ossia troncare il matrimonio per un tradimento. A questo punto l'accusa si concentra sulla prova più significativa trovata a casa dei Peterson, ossia il sangue. Sulla scena del crimine il sangue era presente sulla tromba delle scale, sui muri, sul corrimano, dappertutto. E infatti l'interrogativo più grande era: ma perché tutto questo sangue? Per dimostrare che tutto quel sangue è il risultato di una raptus, l'accusa chiama a testimoniare Dwayne Deaver, un analista di tracce ematiche dello State of Bureau Investigation. Interrogato da Hardin, Dwayne Deaver spiega che le analisi delle macchie trovate a casa Peterson hanno richiesto un particolare impegno. Daniel George, insieme a Dwayne Deaver ed altri membri del team di Daniel, hanno condotto degli esperimenti presso un laboratorio dell'FBI. Gli esperti costruiscono un plastico della tromba delle scale di Michael, quindi mettono una parrucca sulla testa di un manichino imbevuto di sangue di maiale e iniziano a percuoterla per confrontare le macchie di sangue rilevate a casa Peterson. Hanno concluso che Kathleen era in piedi ed era stata colpita da qualcuno da dietro, alla testa. E quando l'oggetto è stato spostato per dare un altro colpo, gli schizzi di sangue sono arrivati fino alla parte alta del muro. Quella sera Michael Peterson indossava un paio di bermuda chiari e una maglietta di cotone blu. I bermuda erano pieni zeppi di tracce di sangue. C'erano delle macchie di sangue raggrumate anche nella parte interna delle gambe di Michael Peterson. In aula Dwayne Deaver sostiene di aver condotto diversi esperimenti, con i quali ha stabilito che quella sera Michael Peterson ha sovrastato il corpo della moglie, colpendola più volte e macchiando i suoi pantaloni degli schizzi del suo sangue. Ma Dwayne Deaver, signore e signori, non ha mica terminato qui. Esistono delle prove raccolte sulla scena del crimine che sostengono ampiamente la sua teoria. La storia della tragedia: Michael Peterson camminava scalzo, ma l'uomo ha preso le sue scarpe e, vedendo del sangue sulle suole, le ha mandate al laboratorio d'analisi. Sulla parte posteriore dei pantaloni di Kathleen è stata trovata l'impronta parziale di una scarpa che corrispondeva alle scarpe da ginnastica indossate da Michael proprio quella sera. Arriva il momento per David Rudolph di controinterrogare Dwayne Deaver. L'avvocato esordisce immediatamente contrastando la sua metodologia. L'uomo pone una serie di domande che mette realmente in discussione la valenza degli esperimenti di Deaver. E molte domande poste da Rudolph non hanno neanche una risposta. Rudolph contesta a Deaver di aver ripetuto i test fino ad avere il risultato che voleva. In pratica, secondo Rudolph, quella di Deaver è scienza spazzatura. A questo punto Rudolph interroga Deaver su un indumento di Michael che a suo avviso merita più attenzione. E vi sto parlando della maglia che Michael ha indossato la sera della tragedia. Era blu scuro. A occhio nudo non si notano ovviamente macchie di sangue. E Rudolph ha osservato che se Michael avesse colpito sua moglie, non si sarebbe macchiato solo in bermuda, ma anche la maglietta. Rudolph quindi chiede a Deaver: perché ha analizzato i pantaloni e non la maglia? Deaver risponde esattamente tali parole: beh, è blu nevi e sarebbe stato impossibile scorgere del sangue a occhio nudo. Rudolph a questo punto ribadisce che esistono altri metodi più sicuri per determinare la presenza o meno di sangue sui vestiti, come ad esempio il luminol. Solo a quel punto Dwayne Deaver ammette di aver effettuato il test su quella maglietta ed è risultato negativo. Rudolph rimane esterrefatto, non sapeva che su quella maglietta fosse stato fatto un test. Quindi ha chiesto a Deaver se esistesse un verbale di tutto ciò. L'uomo risponde in modo affermativo, dicendo che l'aveva fornito all'accusa. Dall'altra parte, il team dell'accusa sostiene di non averlo neanche mai visto per scherzo. Ebbene, l'omissione dei test effettuati con luminol apre uno spiraglio non indifferente per la difesa. Rudolph aveva tutto il diritto di visionare tutti i verbali redatti da Deaver prima del processo. Questa in effetti era una violazione procedurale che comporta diverse sanzioni e la più grave è l'invalidamento della testimonianza. Però invalidando la testimonianza di Dwayne Deaver, la tesi dell'accusa sarebbe totalmente crollata. La difesa ovviamente chiede che la testimonianza di Dwayne sia totalmente invalidata, ma alla fine il giudice ha deciso che quello si trattava semplicemente di un errore in buona fede. Di conseguenza la mozione è stata respinta. L'accusa convoca anche il medico legale
e le sue affermazioni ribadiscono il contenuto dell'esame tossicologico. La donna aveva assunto poco alcol e Valium. La donna non aveva bevuto molto, anzi aveva bevuto pochissimo, quindi è inutile che la gente dica che era ubriaca. Non lo era, assolutamente no. Il medico legale alla sbarra sostiene ciò. Le lesioni di Kathleen sono affini al tipo di lesioni che si riscontrano in coloro che hanno tentato di difendersi da un'aggressione. Non le ritengo lesioni compatibili con una caduta dalle scale. L'avvocato della difesa sostiene che se Michael avesse avuto un raptus e avesse colpito la moglie col fine di farla fuori, la donna avrebbe avuto molte più lesioni sul corpo. E invece no. Rudolph presenta 12 raccoglitori pieni zeppi di referti di casi analoghi. 257 aggressioni fatali avvenute negli ultimi 10 anni. E ha chiesto quindi al medico legale come fosse possibile che Kathleen non presentasse frattura del cranio o traumi cerebrali. In fondo quelli erano segni presenti in aggressioni subite da 257 persone. Ovviamente il medico legale non ha saputo rispondere. Arriva il 22 agosto e il giudice Orlando Hudson rivela una decisione difficile e lungamente attesa. La dipartita di Elizabeth Radcliffe è un elemento ammissibile a sostegno dell'accusa. In mancanza di prove forensi sulla dipartita, l'accusa sceglie l'unica opzione possibile: convocare un testimone oculare, ossia Amy Beth Berner. La donna era una delle migliori amiche di Elizabeth e la mattina della tragedia era corsa a casa sua insieme a suo marito per vedere come stava l'amica, trovandola purtroppo senza vita. La donna sostiene di aver avuto sospetti fin dall'inizio. Quello non le pareva affatto un incidente. E Michael, per di più, era l'ultimo ad averla vista. Il processo continua ed è un continuo ping pong tra accusa e difesa. Di base, la difesa sostiene che Elizabeth sia venuta a mancare a causa di un incidente. L'accusa invece sostiene che Elizabeth sia venuta a mancare a causa di suo marito. Dopo 54 giorni di dibattimento, la palla passa alla giuria, che dopo 4 giorni annuncia di aver raggiunto il verdetto. Michael Peterson viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. Per questo l'uomo viene trasferito al carcere di Nash, a Nashville, per scontare la sua pena. I suoi figli continuano a sostenerlo e Michael continua a dichiararsi innocente. Ma pensate che sia finita qui, cari e care? Ebbene, no, non è affatto finita qui. Nel frattempo il suo team difensivo non molla e prova a recuperare altre prove da portare in tribunale per ottenere un secondo processo. Ma tutte le richieste d'appello sono sempre comunque respinte. Poi ecco che nel 2008 spunta fuori un nuovo indizio. Rudolph infatti ha trovato tra le prove un biglietto datato 2 settembre 2003, firmato da un certo Larry Mitchell. Il signor Mitchell abitava accanto alla casa della famiglia dei Peterson e in quel messaggio affermava di aver trovato una chiave inglese nel cortile di casa sua il giorno dopo la tragedia avvenuta a Kathleen. L'aveva riposta in cantina, poi però aveva scoperto che l'arma del crimine ancora non era stata trovata. Così l'aveva consegnata alla procura, pensando che, vista la vicinanza, poteva avere qualche attinenza col caso. I procuratori non l'hanno mai detto alla difesa. Secondo il team legale di Peterson, la scoperta di quella chiave inglese può offrire una nuova interpretazione del caso. Se un malintenzionato si fosse semplicemente introdotto a casa per poi colpirla, però perché proprio lei? Ma soprattutto, senza rubare niente? Che senso avrebbe? Sicuramente quell'arma poteva essere compatibile con i segni trovati sul cranio di Kathleen. I legali di Peterson a questo punto segnalano alla corte questa nuova prova che nessuno di loro aveva mai visionato. Così richiedono un nuovo processo ed esaminano con una valutazione forense il nuovo reperto. Ebbene, dai test della chiave inglese non è emerso alcun valore probatorio. Non c'era niente che la conducesse a Kathleen. L'arma non era quella. Arriviamo al 2009 perché salta fuori una nuova prova che mette in crisi parecchie certezze. A pagina 4 del primo referto della polizia si può leggere che è stata trovata una piuma microscopica tra i capelli di Kathleen. Ed è così che Larry Pollard, un altro vicino di Michael Peterson, avvocato di Durham, ha pensato fosse opera di un gufo. Larry Pollard, reggendo il referto dell'autopsia di Kathleen, ha notato che le didascalie del diagramma scritte dal medico legale evidenziavano chiaramente che le ferite avevano tutte più o meno la stessa dimensione, ossia un diametro di 6,30 mm. Ebbene, è impossibile brandire un altizzatoio e colpire qualcuno alla testa causandogli 7 lacerazioni di pari diametro. Neanche il chirurgo più preciso del mondo sarebbe in grado di farlo. Ecco perché Pollard inizia a studiare il caso leggendo il registro delle prove online e si sofferma su un dato che in realtà è stato preso sotto gamba da tutti. Kathleen stringeva nella sua mano
una ciocca dei suoi capelli. Secondo l'accusa, si è protetta la testa con le mani durante l'aggressione, strappandosi inavvertitamente anche una ciocca di capelli. Ma Pollard, andando avanti, nota qualcosa di davvero interessante. Quei capelli sono stati analizzati, come già vi ho detto, è stata trovata una piccola piuma d'uccello. Tramite un suo contatto, Pollard riesce ad esaminare la prova in questione. Guarda la diapositiva che era stata scattata con una fotocamera per microscopio di elevata potenza, vedendo quella dannata piuma. Era attorcigliata sui capelli di Kathleen, ma soprattutto presentava tracce di sangue fresco. A questo punto Pollard inizia a pensare seriamente che forse, in effetti, potrebbe davvero essere stato un gufo. Il gufo è una delle poche specie di uccelli esistenti ad avere piume di dimensioni davvero microscopiche, che rivestono tutta la lunghezza e la parte anteriore delle zampe e degli artigli. Per di più, un gufo è in grado di esercitare una pressione molto forte con i suoi artigli acuminati. È sufficiente sfiorare quegli artigli per rendersi conto che avrebbero davvero potuto causare terribili lacerazioni alla testa, come quelle che aveva Kathleen. Quelli che aveva sulla testa potevano essere segni di artigli? Pollard quindi cerca di ricostruire i fatti avvenuti la sera del 9 dicembre 2011. Kathleen stava percorrendo il patio per rientrare in casa, quando è stata attaccata da dietro da un gufo all'emisfero destro del cranio, dove avvengono la maggior parte degli impatti durante questi attacchi. Ha riportato gravi lacerazioni da 7-8 e quindi è corsa in casa per rifugiarsi. Kathleen si teneva le mani sulla testa, ma già sanguinava molto. I suoi capelli erano praticamente intrisi di sangue. È a quel punto che è scivolata ed è caduta dalle scale. Diversi ornitologi, peraltro, hanno studiato la teoria di Pollard, confermandola. È proprio possibile sia stato un gufo. E in North Carolina questo non è neanche un evento così strano. Certo, è raro, ma è capitato che qualcuno sia stato, ahimè, colpito e fatto fuori da un gufo. Ma ragazzi, passiamo al 2010, quando esce fuori che Dwayne Deaver, in un altro caso, ha mandato in galera un uomo, sostenendo che sulla sua macchina ci fosse il sangue della vittima. Cosa non vera, nel senso che quello non si era proprio rivelato sangue. Quindi il super testimone cacciato fuori dall'accusa al processo Peterson era pure un bugiardo. Ovviamente questa mancanza di Dwayne Deaver ha delle ripercussioni, in quanto sostiene che omettere il risultato negativo di un test è la prassi abituale della sua agenzia. Stiamo parlando di uno scienziato, un neutrale accertatore dei fatti che non riporta tutti i risultati dei test che ha eseguito. È gravissimo. Dopo la missione di Dwayne Deaver, il procuratore generale Roy Cooper ordina la revisione di 15.000 test ematici condotti dallo State Bureau of Investigation nell'ambito di vari procedimenti penali dal 1987 fino al 2003. È in questo modo che si scopre che sono stati alterati davvero centinaia e centinaia di risultati, alcuni più pesantemente di altri. Ebbene ragazzi, abbiamo un'evidenza. Senza la testimonianza di Dwayne Deaver, i giurati non avrebbero mai condannato Michael Peterson. Mai! E quindi, quando Dwayne Deaver, il famoso analista di tracce ematiche, è stato sbugiardato, l'avvocato David Rudolph giustamente parte a razzo. È andato immediatamente dal giudice per richiedere un nuovo processo sulla base della condotta fraudolenta di Dwayne Deaver. Si scopre inoltre che Dwayne Deaver, oltre ad aver falsificato dei test, ha pure ingigantito la sua esperienza. Infatti l'uomo aveva dichiarato più volte di aver lavorato come consulente a circa 500 casi giudiziari. 500 ragazzi, eh? Peccato che ufficialmente ne risultavano 54. Deaver vantava credenziali ed esperienza che non aveva affatto. I giurati però ovviamente al tempo mica lo sapevano. Il 14 dicembre del 2011 il giudice Orlando Hudson sostiene che Michael Peterson ha diritto a un nuovo processo. Il nuovo processo ha inizio a maggio del 2017 e i rappresentanti dell'accusa non sono gli stessi del primo processo. Di conseguenza capiscono immediatamente di essere di fronte a una durissima battaglia, difficilissima da vincere. Riesaminando la documentazione del caso, il team dell'accusa riceve un'altra ennesima batosta. Vi sono delle foto del dicembre 2016 che mostrano gli scatoloni contenenti la documentazione del caso Peterson. Ebbene, quegli scatoloni erano stati manomessi. Per la precisione, erano stati manomessi sia gli abiti di Michael che quelli di Kathleen. A questo punto la situazione induce la pubblica accusa a proporre il patteggiamento Alford. Questo è un patteggiamento in cui la missione di colpa è pro forma. Quindi l'accusa rinuncia al diritto di processare l'imputato e questi accetta la pena per il crimine di cui è accusato. In realtà però questo è solo un accordo, l'imputato non si riconosce veramente colpevole. Michael Peterson era in carcere da già 8 anni, una pena, secondo loro, più che sufficiente per un omicidio con attenuanti. Non so, a me è venuto un attimino il brividino a sentire una cosa del genere. 8 anni? 8 e basta? Boh,
Vabbè, se sei innocente fa schifo, ma se sei colpevole, 8 anni per aver fatto fuori una persona? Ma siamo seri? Beh, sembra un po' pochino. Quindi, il verdetto è rimasto il medesimo, però la pena di fatto è stata scontata. Peterson è stato dichiarato colpevole della dipartita di sua moglie, ma è uscito dal carcere. Michael in 8 anni non si è mai e poi mai discostato dalla sua prima versione. Secondo lui, sua moglie aveva avuto un incidente cadendo dalle scale. Per Michael Peterson questo è un ottimo accordo. E quindi il 24 febbraio del 2017, 16 anni dopo la dipartita di Kathleen, Peterson si presenta davanti al giudice del primo processo, ossia Orlando Hudson, che annuncia la sua decisione. Michael Peterson è colpevole ai sensi dell'accordo Alford. La corte dispone che l'imputato, avendo già scontato la pena, torni in libertà. Ragazzi, onestamente, quando ho scoperto questa storia ho detto: ma tutto ciò è assurdo! Qui c'è stato un enorme errore giudiziario che ha fatto pagare 8 anni di carcere a Michael Peterson. E durante quegli 8 anni Michael Peterson ha immaginato che la sua vita l'avrebbe passata e finita in carcere. Per quanto mi riguarda è fantastico abbia avuto una seconda possibilità, ma il pensiero che vi sia un esperto di tracce ematiche che abbia alterato centinaia di risultati, rendendo forse un centinaio di persone colpevoli piuttosto che innocenti, a me mette sul serio i brividi. Inutile dirvelo che a un certo punto, quando è sputato fuori il gufo, ho detto: eh? Cosa? Mi aspettavo tutto fuorché il gufo, giuro. E infatti ho trovato l'elemento del gufo molto molto interessante in un caso del genere. Anche se non si spiega come Elizabeth sia stata trovata in Germania ai piedi delle sue scale con 7 lacerazioni simili al cranio. Anche lì un gufo? Io non credo proprio. E in effetti questo resta un mistero. Potrebbe essere stata davvero una caduta accidentale? Oppure qualcuno ha colpito? Voi cosa ne pensate? Michael Peterson è davvero totalmente innocente? È stato davvero un caso sfortunato che si sia ritrovato collegato a 2 donne venute a mancare nelle stesse modalità? Io onestamente l'ho trovato molto molto inquietante questo caso sotto certi aspetti. Sapete che se volete immergervi ancora di più in questo caso c'è una serie Netflix che si intitola The Stray Case. Spero di averlo pronunciato in modo corretto. Comunque, ci sono, se non mi sbaglio, 13 puntate che ripercorrono tutta la vicenda Peterson. Quindi, se non avete ancora visto questa serie, anche se è uscita da un po' di tempo, io ve la consiglio perché io l'avevo vista tempo fa. Poi mi sono scordata di averla vista, come la maggior parte delle cose, tra l'altro. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Fatemi sapere qui sotto tutto quello che volete nei commenti, che cosa ne pensate di Michael Peterson, che cosa ne pensate del suo caso, che cosa ne pensate del gufo. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.